Carissime amiche, salve a tutti. Si continua a discutere molto sul caso di Pierina Paganelli. Vedete, i commenti sono tanti. Alcuni dicono no, Luis è innocente, Luis è colpevole, no, il vero colpevole è Loris, no, Loris è al di fuori da ogni sospetto, così come Manuela. Iniziano queste guerre di posizione che io dico sempre non hanno ragione d'essere quando si è alla ricerca della verità. Qua il problema è di stabilire effettivamente come stanno le cose. Luis ha cominciato a collaborare, sicuramente ha cominciato a collaborare e deve fare di più, perché gli inquirenti hanno trovato qualcosa che lo coinvolge in questo delitto, che non è la prova che lui sia l'assassino, ma è la prova di un suo coinvolgimento. E l'ipotesi è che egli abbia ucciso, però non hanno la prova di questo, hanno la prova di un coinvolgimento, perché dicono se lui è passato sotto quella telecamera prima alle 19:30 senza zoppicare. Poi se lui, quello che è uscito alle 22:20 con la busta in mano per andare magari a buttare il coltello, vuol dire che ha fatto qualcosa. Ora, visto che non sono emerse altre responsabilità, allora lui, in modo estemporaneo, sarà sceso, ha fatto quello che ha fatto e si è sbarazzato dell'arma. Questo ovviamente è un'ipotesi, direi io, un po' semplicistica, perché non è possibile una cosa del genere, perché questo fatto del camminare normale e non camminare zoppicando discende da che cosa? Discende dall'incidente. Quindi, se noi parliamo dell'incidente e diciamo che lui camminava normalmente, dobbiamo allora pensare che l'incidente, come ho sempre sostenuto, non era un incidente vero al 100%, ma era fatto per costruirsi un alibi, ma io sostengo non un alibi di fronte agli eventuali inquirenti che lo avrebbero indagato, ma un alibi, credo, nei confronti di coloro con i quali lui aveva fatto una sorta di patto. Questo invece nel caso in cui c'entrassero pure Manuela e Loris. A tal proposito, per carità, per il momento non c'entra, ma sono ipotesi e che nascono da alcune considerazioni. Ad esempio, ieri Loris, che quando parla ne dice di tutti i colori, ha detto un'altra cosa molto grave, a mio avviso, che rappresenta quasi una compromissione, cioè lui dice: sono sicuro che Luis non mi tirerà in mezzo, cioè non mi chiamerà in causa d'età, perché altrimenti farebbe un autogol, cioè si autoaccuserebbe anche lui, questa è l'autogol. Tradotto significa: finché manterrà una posizione nella quale dirà io non c'entro nulla, non ho fatto nulla, e allora tu non c'entri nulla, non puoi chiamare in causalità o dire è stato lui, perché altrimenti nello stesso tempo tu saresti colui che ha collaborato. Quindi poi alla fine, magari non hai 30 anni, né ai 10 né ai 15, sempre in galera vai per anni e diversi anni. Quindi, in sostanza, secondo quelli che ha detto Loris, sembrerebbe di dire io sono dalla parte di Luis, dico no, non può essere stato lui, resisti, resisti e non fare autogol, cioè non cercare di accusarmi, perché se accusi me ti fai autogol, perché nello stesso tempo accusi te stesso. Questo secondo me è un qualcosa su cui riflettere e di una certa gravità. Anche perché questo Luis che è accusato per il momento di aver ucciso Pierina, ma non è che in teoria è impossibile che egli abbia sentito arrivare Pierina, colto da questo raptus, prende il coltello e scende. A parte Valeria che dormiva, non dormiva. Però
Non è possibile, proprio a livello logico, vedete, c'è la logica che è maestra di vita, cioè nel momento in cui tu in maniera estemporanea decidi di fare questo scempio, guarda caso avvengono in quella stessa giornata tante coincidenze strane. Le coincidenze, vedete, si chiamano coincidenze proprio perché ne capita uno, ne possono capitare due, ma già se ne capitano tre è una cosa molto sospetta. Quindi c'è il fatto dell'incidente, c'è il fatto che Luis non era praticamente quasi mai rimasto a cena e rimane a cena, la figlia di Manuela che andava sempre con la nonna e quella sera non va con la nonna, insomma tante 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 cose. C'era il fatto che, guarda caso, l'indomani Manuela disperata doveva avere quasi una sorta di processo dai testimoni di Geova, dai quali sarebbe stata allontanata con dei problemi seri. E insomma, tante di quelle coincidenze che sembra davvero una cosa molto strana che possa essere capitato. Molto, molto strana. Poi ci sono altre coincidenze dall'altro lato, cioè nello stesso momento poi ci sta Loris che fa quelle strane foto a Tesa che sono tornate di attualità grazie proprio a Mattino 5, devo dire la verità, perché ho sempre criticato tante volte la Panicucci, però ieri la Panicucci ha fatto delle domande che ha messo in seria difficoltà Loris, e alcuni dicono che quello è strano, fino ad oggi è strano, ma veramente è stato messo in grande difficoltà, perché davanti alla contestazione delle mani sporche, nere, a fine cena e maglia sudata, Loris è stato in una difficoltà estrema, incredibile come è stato in difficoltà, perché della maglia sudata dice no, quello faceva caldo. Caldo fino a un certo punto, c'erano 14-15 gradi quella sera di ottobre, non di più, non era un caldo che tu con la maglietta a maniche corte sudi addirittura a fare un alone così grande, ma nemmeno se stai in una sauna. Poi quelle mani così sporche, proprio si vede il nero sia nelle palme delle mani sia nelle dita, e lui non sapendo più che dire, a casa della sorella, che certamente lei è la figlia, puliscono tutto per bene, dice no, io avevo poggiato le mani a terra, avevo un po' gattonato, ma stiamo scherzando, tu poggi le mani a terra al pavimento in maiolica di tua sorella e ti fai le mani nere, ma che c'era, carbone lì a te? Evidentemente l'idea porta a qualcosa più grezza, ecco, a un ambiente più grezzo come quello del garage. Quindi, ma questa è una suggestione, però vedete, per dire come si parte da un Luis che in maniera estemporanea avrebbe fatto qualcosa mentre succedevano tutte queste combinazioni. Questa è la cosa davvero strana. E allora qualcuno di voi si chiederà, ma se è Luis che esce con un sacchetto lì a buttare magari il coltello, era così stupido da fare questo? Beh, io dico di sì. Io dico di sì. Perché, vedete, a volte tanta lucidità non si ha. Può essere che egli abbia dovuto fare un ruolo secondario, però l'abbia dovuto fare. Non ha potuto fare magari il ruolo principale perché aveva male al ginocchio, almeno così ha detto, e allora perché non l'hanno fermato? Perché l'hanno fatto uscire fuori a buttare quel coltello in una busta? Non sapevano delle telecamere nemmeno Manuela, nemmeno Loris, poco probabile. E allora ecco che a pensare male si fa peccato, però a volte. Perché? Perché Valeria dice, guardate, attenzione,
Non vi fidate di Manuela, dice Valeria, perché lei l'ha voluto incastrare perché era stata rifiutata. Attenzione, potrebbe essere questa una chiave di lettura. Potrebbe. Perché? Perché quando la situazione stava maturando in tutta questa sua esplosività, in tutta questa sua tragedia, nelle settimane precedenti, anche nei giorni precedenti, più volte Manuela aveva messo Luis davanti a una scelta di dire: io per te sento delle cose, se tu le senti anche tu per me, scappiamo via, andiamo a vivere insieme a te, io lascio mio marito, tu lasci tua moglie, andiamo. Luis ha sempre opposto un rifiuto più volte per dire: no, c'ho un legame così forte con Valeria, non posso fare questo. E allora vedete, Manuela ci è rimasta male, ma ci è rimasta molto male una donna che viene rifiutata, una donna come lei che si è sentita rifiutata, forse anche usata in un certo qual modo. E allora ecco che nel momento in cui poi Luis dice: io non posso magari fare certe cose, sono anche infortunato, questa è l'ipotesi, e allora ecco che un ruolo, seppur secondario, però è un ruolo stupido, perché è l'unico che viene visto. L'unico che viene visto. Ed è il più ingenuo, secondo me, Luis. Il più ingenuo rispetto a Manuela e Loris. Fa dei lapsus che si contraddice da solo quando dice: vedete, io quella sera che ho visto la testa Pierina, non sono riuscito più a dormire. Più confessione di questa. Cioè c'è proprio l'immagine di un Luis che sta lì, magari scende pure, vede quel corpo a terra, dice: io non sono riuscito più a dormire. Magari la cosa era già stata fatta, lui ha dovuto andare a fare solo quella cosa lì, però passando sotto le telecamere. E oggi, se Loris dice: forza e coraggio, resisti, perché altrimenti ti fai un autogol, cosa significa farsi un autogol? Mettendo in ipotesi che sia andato come ho pensato io, dici tu, magari accusi me, Loris, accusi me di aver fatto una cosa, ma tu sapevi, ma tu eri presente, magari hai collaborato, hai fatto questo, certamente ti fai un autogol, perché non puoi dire più: io non c'entro nulla. È una chiamata in corretà di cui praticamente la responsabilità la dividi, ma non la cancelli, e ti fai comunque tanti anni di carcere. Quindi ecco l'interpretazione autentica che ho dato delle parole di Loris. Perché Loris, quando parla, secondo me fa guai per se stesso, come quando riferisce, mi ricordo, quelle famose frasi: qualcuno fa giustizia per lei, risolve i problemi per lei, e lei nemmeno lo sa, giustizia divina è stata fatta. E è in grande imbarazzo sempre Loris quando deve giustificare queste parole. Prima dice di non sapere che era stata uccisa, poi dice che sapeva che era stata uccisa soffocata con dei sacchetti, poi dice di aver acquisito questo feedback che lui ha pensato dicendolo a tanta gente, poi si vede che non è vero nulla, non l'ha detto a nessuno, è andato dritto su Luis e gliel'ha detto davanti a Valeria. Questo sì, ma perché? Perché gliel'ha detto? Perché, forse perché era l'unico a conoscenza di certe cose, di certe dinamiche. E qui ecco perché è importante che adesso ascoltino in questi prossimi giorni Manuela, che è il motore di tutta questa storia, e poi Loris, perché Loris
secondo una mia sensazione del tutto soggettiva, può essere l'ago della bilancia, ma davvero. E anche la dottoressa Bruzzone conferma, dopo le 9 ore di interrogatorio di Luis, conferma un dato di fatto con molta sicurezza. Dice: Luis non era innamorato di Manuela. Perché rifiutò tante volte di scappare con lei, ma era compromesso, nel senso che con lei faceva certe cose, non so a quale livello, ma era ampiamente compromesso, però non a livello sentimentale. E questo fa la differenza, secondo me. E quindi può essersi esposto a una sorta di ripicca. Perché io lo faccio molto capace nei lavori a Luis, ma non lo faccio tanto. Tanto furbo, tanto sveglio, tanto organizzatore come vedo invece Emanuela e Loris, degli abili organizzatori, tanto è vero che sempre al mattino 5 Loris dice: se lui ci accusa, a lui e alla sorella, noi siamo sicuri che su di noi non troveranno niente. Non troveranno niente, dice, perché? Perché magari sotto al garage non c'è nulla, non troveranno nulla. Forse saranno stati più furbi. Per il momento non ci sono avvisi di garanzia, quindi hanno ragione loro fino a questo punto. Però vi ripeto, andare avanti dopo 9 ore di interrogatorio, a sostenere che Luis da Silvia abbia maturato improvvisamente l'idea di uccidere Pierina così perché casualmente, non so, l'ha vista rientrare, è fuori dal mondo, in quanto basterebbe solo pensare che ci sono tante, tante, tante coincidenze di quel giorno, come pure del giorno precedente, che fanno in modo che questa fatalità non sia tale. Quindi dobbiamo convincerci che questo caso è in continua evoluzione. E che la responsabilità di Luis, secondo me, sicuramente esiste, ma esiste forse minore di qualcun altro. La dottoressa Bruzzone è sicura, anche lei dichiara, l'indagine si allargherà e quando lei lo dichiara è perché ha avuto confidenze dirette dall'ambiente investigativo. E mi è piaciuto pure ieri mattina l'intervento del giornalista Oliva che rispondendo a Barzani, che mi sembra, vedete, il consulente Barzani mi sembra davvero un personaggio fuori epoca, ecco, diciamo proprio fuori epoca, perché molto nervoso, perché si vede che la situazione dei suoi assistiti Manuele e Loris non è delle migliori e quindi continua a ribadire che sono del tutto estranei, per carità, ha ragione lui, e che addirittura non si deve parlare in questi termini, ha ragione lui, ma non ha ragione lui quando ancora dice che in alternativa per salvare capre e cavoli, dice loro non c'entrano, sono sicuro, dice Balzano, che non c'entra nemmeno Luis, perché una volta lui faceva anche il consulente di Luis, e allora ogni tanto rispolvera quella sua teoria dell'uomo venuto da fuori e non si sa chi è, qualche fuoriuscito, qualche pazzo. Sembra cercare di spostare l'attenzione fuori sempre in maniera meno convincente. Ma in maniera meno convincente, ma vi ricordate i primi tempi quando diceva chissà che è venuto, chissà, ma con tanta gente strana che gira? No, questo, come dice il giornalista Oliva, è un omicidio premeditato, perché lo conferma anche il generale Garofano, che comunque è consulente unitamente a Bazan, e c'è una premeditazione.
non avrebbe potuto fare tutto da solo, ma soprattutto tutto nasce che il giorno, 2 giorni prima, cioè il giorno 1, lui ha questo incidente, quindi 48 ore prima dell'omicidio, che è un incidente che non può essere genuino, capite? Non può essere, perché è sempre nella logica che dobbiamo usare. Se fosse stato, mettiamo che fosse stato così, cioè che lui non poteva camminare, allora è così in quei giorni e sempre. Se le telecamere, e non abbiamo modo di dubitare della procura, fa vedere come lui cammina a passo spedito e poi solo in favore delle telecamere, a passo molto appesantito, allora vuol dire che automaticamente è falso quell'incidente. Cioè se Luis non zoppicava più, significa che quell'incidente è stato un incidente provocato, ma che lui sapeva che non doveva farsi niente. Allora dico io, se lui ha fatto questo incidente dovendo far finta di zoppicare, quando invece non si era fatto niente, ma perché? Perché fare questa messa in scena? Per quale motivo? Per quale motivo? Perché dovevo pensare che poi quando gli inquirenti andavano a vedere, lui diceva no, io poi non mi potevo muovere. No, perché secondo me era un regolamento di conti all'interno del pianerottolo. Quindi l'unica che resta fuori sicuramente è Valeria. Valeria, vi ripeto, a me... Vabbè, avrà tanti suoi difetti, ma veramente fa un po' pena in questi suoi atteggiamenti, perché è tradita come amica, è tradita come donna. Ma non un tradimento di quelli che magari, chissà, possono capitare in qualche momento di sbandamento. No, lei ha dovuto prendere atto che era un anno che sotto i suoi occhi, sotto al suo naso avveniva questo. Anche quando spesso Manuela andava a casa sua con la scusa di andare a fare l'amica e stava un altro po' insieme a Luis. Quindi, vedete, Valeria è un'altra vittima di questa storia. E avrebbe tanto, secondo me, tanta voglia aveva avuto di mandare a quel paese Luis, dal quale ormai lei non si può aspettare nessun tipo di fedeltà o di fiducia, però lei assolutamente non vuole lasciare via libera. Oggi, a parte il legame che già c'era, c'è un altro legame legato a quest'alibi un po' ballerino, ma comunque è un alibi. E quindi lo tiene in piedi perché lei non può sopportare l'idea che magari col tempo lui non viene rinviato a giudizio, Manuela non viene indagata e nel giro di pochi mesi si mettono insieme. Lei questo non lo sopporta, non la vuole dare per vinta alla sua ex amica. Ed ecco perché c'è questo equilibrio precario. Comunque, siamo in attesa di sapere quando Manuela deve andare. Loris la seguirà subito dopo, per il momento si sanno queste indiscrezioni, e sono sicuro che l'interrogatorio di ieri è stato molto proficuo, ma davvero molto, perché Luis ha avuto modo di chiarire alcuni aspetti. Certamente non ha ammesso di essere lui. Vedremo, adesso la difesa comunque dovrà avere accesso a questi video per vedere se effettivamente è così, ma non abbiamo motivo di dubitare. E allora noi questa chiamata in corteità ce l'aspettiamo, anche se Loris dice attenzione, manda a dire tramite la TV,
non fare autogol, perché quello sarebbe un autogol, perché tu accusi me e accusi te stessa allo stesso modo. E quindi vai in galera anche tu. Finché invece uno nega, non può chiamare a nessuno in causalità. Quindi, vedete, adesso i nodi finalmente stanno venendo a pettine e gli inquirenti piano piano stanno sistemando la situazione. Seguitemi appena ci stanno delle novità, delle indiscrezioni, ne parleremo insieme. Grazie amici miei, vi voglio bene, grazie dell'aumento grandioso, siamo arrivati a 30.000 abbonati, è una cosa incredibile. Abbonati no, iscritti al canale, non abbonati. Iscrizione gratuita. Grazie, grazie, grazie. Un abbraccio a tutti quanti voi.